Oggi maglia diversa. Oggi maglia diversa, che è la maglia che avevo alla YouTuber League. Non so se avete visto il video di Marconi. Sì, il gol è stato incredibile. Dicevano che il Maccabi Haifa è da 20 anni esatti, dal 2002, che non vince una partita di Champions in casa. L'ultima l'aveva vinta 3-0 contro il Manchester United. Noi è da aprile scorso che non vinciamo una partita in trasferta e abbiamo vinto a Reggio Emilia col Sassuolo. Mi viene da dire che questo è un pareggio quasi dichiarato, però io addirittura c'ho quasi paura di perderla sta partita più che di pareggiarla. Ho addirittura paura di perderla sta partita qua. Quindi vediamo un attimo che cosa succede, ma la gufata del secolo. Sì, loro è 20 anni che non vincono in casa, noi è da 6 mesi che non vinciamo in trasferta. Vediamo cosa succede. Rabiot è il nostro capocannoniere in Champions. 2 Rabiot, 1 Vlahovic, 1 Milik e 1 McKennie. Mi ha fatto 5 gol in 3 partite e 2 li ha fatti Rabiot. I ragazzi che sono andati in Israele a vedere sta partita hanno vinto! Hanno vinto loro! Sono i numeri 1! Ma io pensavo rimanesse giù Vlahovic oggi. Io ero convintissimo giocasse Milik al posto di Vlahovic. Stasera c'ho proprio la tensione, cioè c'ho proprio la sensazione che possa andare stortissima. Proprio una sensazione brutta, molto brutta stasera. Oddio mio! Szczęsny, meno male che se l'hai mangiato. Meno male che se l'hai mangiato. Che occasione colossale per il Maccabi. Meno male che se l'hai mangiato. Se l'hai mangiato proprio quello del Maccabi, eh. Era nell'area piccola. Ha svettato nell'area piccola. Ma ancora loro? Ma no, ancora loro. Ma dai. Ma basta. Ma perché gli facciamo mettere tutte ste palle dentro? Nell'area piccola, questo ha colpito. Questo ha colpito nell'area piccola. Oh, Rugani, dai, Oh, Rugani, su. Brutto inizio, sì, perché qua puoi andare sotto già dopo pochi istanti. Cioè, potevi già essere sotto dopo pochi istanti. È che arrivano tutti loro sulle seconde palle, oh! Fino adesso le hanno vinte tutte loro le seconde palle. Ecco, eccolo! Il gol del Maccabi, subito, vedi? Vedi? Porca di una puttana! Porca di una puttana! Incredibile! 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 Sei minuti... Potevamo farne 2, in 6 minuti. 6 minuti potevamo farne 2. Troppe palle permessi di metterle in mezzo. Troppe palle. Ma perché gliele facciamo mettere dentro tutte ste palle? Ma perché gliele facciamo mettere dentro tutte? Ma dove cazzo sei, Rugani? Poi Szczęsny. Ha fatto gol di schiena, eh. Ha fatto gol di schiena, eh. Non credere. Io me l'aspettavo male, ma non andare in svantaggio dopo 7 minuti con il rischio di andare comunque già sotto, eh. Ciao Michi, grazie per la sub. Arrivano loro primi su tutti i palloni. Su tutti i palloni sono messi meglio in campo. Sono messi meglio in campo rispetto a noi. Non abbiamo un riferimento, non prendiamo mai un uomo. Hanno sempre palla loro. Ti dico, puoi anche andarci in svantaggio. Può capitare, può succedere. Ma loro sono in vantaggio meritatamente. Hanno avuto 2 occasioni da gol. 2, in cui una ha sbagliato l'attaccante, meno male. L'altra, hanno avuto culo, sì, l'hanno beccata di schiena, hanno fatto gol. Però potevano fare gol in tutte e due. E in più altre 2 palloni messi dentro l'area di rigore. 2 palloni messi dentro l'area di rigore. E noi gliel'abbiamo sempre permesso. E adesso cosa fanno? Giocano loro. Cioè sembra che... Mi sembra di vedere la Juve una squadra che sta vincendo 3-4-0. E quindi adesso devono giocare quegli altri perché devono recuperare. Ma la Juve è sotto di 1. E stanno giocando loro. Traversa. Traversa addirittura. Traversa del Maccabi. Traversa del Maccabi anche. Io è da ieri che dico che questa partita è Monza-Juve. Questa partita è Monza-Juve. Io mi sento Monza-Juve questa partita. Mamma mia, Alessandro. Sì, ma ragazzi, ma Vlahovic, santo il Signore. Vlahovic, che cosa è forte a fare? Vlahovic, che cosa è forte a fare? I gol. I gol è forte a fare, Vlahovic. Quindi la palla Vlahovic deve arrivare. Se la palla Vlahovic non arriva... come fa a essere colpa di Vlahovic? Santo il Signore, come fa a essere colpa di Vlahovic se lui è forte dentro l'area, è forte sullo scatto, in profondità, è forte nel tirare in porta? Cioè, a Vlahovic gli puoi dire che ha sbagliato
se gli arrivano i palloni come col Maccabi all'andata e su 3-4 occasioni te ne fa una e te la butta fuori. Ma se i palloni a Vlahovic non gli arrivano, ma poverino, rega, dai. Cioè non c'è mai un'opzione. McKennie lì da solo, ma chi la dà? Ma quando impari a giocare a calcio da piccolino ti dicono che devi sempre dare 3 opzioni e loro stanno meritando e stanno cercando anche il gol del 2-0. Cioè, loro non è che dicono ho fatto un gol per culo, adesso basta. Loro giocano perché hanno capito, stanno sentendo l'odore del sangue. Come metti una bistecca dentro un acquario con degli squali, senta l'odore del sangue. Oh, dai. Ma se... Ah, si è fatto male. Infatti si era fermato, si è fatto male. Ma io però mi chiedo, come è possibile di fronte a questa evidenza non farsi delle domande dal punto di vista fisico, della preparazione atletica? Corriamo meno degli altri, ci facciamo più male degli altri, come facciamo a non mettere in dubbio il lavoro che è stato fatto quest'estate? Abbiamo lo stadio che è vuoto, abbiamo i giocatori che si vince, che si perde, che sembra che non cambi niente. L'allenatore che non gli viene in mente di dire cazzo, magari quello che sto provando in questo momento non sta andando bene. I giocatori che si fanno male, i preparatori che non fanno andare la squadra. Mi dite a che cosa ti puoi aggrappare in questo momento. Poi mi dite, figa, sei pessimista. Ma per cosa devo essere ottimista? Per cosa? Qual è la cosa che mi fa dire cazzo, vedo una luce? Sotto quale punto di vista? E poi davvero, cioè guardate la reazione. Cazzo, siamo sotto di uno in Israele. Sembra che stiamo vincendo la partita. Ma non c'è, non dico gioco, non c'è neanche il ritmo. Raga, non c'è il ritmo. Cioè voi sapete che sta strameritando il Maccabi? Cioè sta strameritando il Maccabi. Cioè da juventino vi dico, mi dà fastidissimo, mi dà un sacco fastidio e spero di pareggiare la prima possibile. Ma se ragiono lasciando da parte la fede e ragiono come un tifoso di calcio e basta, cioè vi dico che se devo ragionare solo su quel binario, spero che ne faccia un altro Maccabi perché si merita il 2-0. Poi è ovvio che è controproducente per il mio tifo, ma loro se lo meritano. Ecco, vedi, se lo meritavano. Ragazzi, se lo... cioè, c'è niente da dire, si meritano il 2-0, se non il 3, se lo meritano, c'è fine. Ma ragazzi, non c'è niente da dire, è giusto che il Maccabi sia almeno 2-0, è giusto, non c'è niente da dire ragazzi, non c'è nulla da... c'è solamente da essere onesti, e dire che almeno il 2-0 se lo meritavano, almeno il 2-0. Il calcio è uno sport che premia, Nel calcio si premia. È giusto essere sotto di due. Giustissimo. No, è vero, perché non è un problema dei giocatori, ragazzi, Non è un problema. Hai bisogno. Questa Juve, dimmi. Adesso ditemi se questa Juve con cui. Adesso mi incazzo, no? Adesso scusate, ma mi arrabbio. Metto la solo sub perché ormai è finito il primo tempo. Scusatemi, adesso mi incazzo. Ditemi se questa Juve di stasera, i giocatori che ci sono in campo, più quelli che ci sono in panchina, che sono stati tenuti fuori per scelta tecnica, non sono in grado di poter fare 3 punti contro il Maccabi in Champions. Mi state dicendo che questi giocatori sono insufficienti per poter vincere una partita contro il Maccabi in Champions League? Mi state dicendo questo, che è un problema dei giocatori? Che è un problema che i giocatori sono scarsi? Che non riusciamo a vincere contro il Maccabi, quarta di serie, squadra israeliana della Champions, che è 20 anni che non vince una partita in casa? Mi state dicendo che è un problema dei giocatori? Mi state dicendo questo? Non sono d'accordo assolutamente. Cioè qua c'era da togliere un difensore e andare 3-5-2. Cioè perché non togli Rugani? Perché non togli Rugani e vai 3-5-2? Paredes, Locatelli, Rabiot, Bonucci, Danilo e Alessandro, Kostic, Cuadrado, e poi dopo un po' magari mettevi Bremer se stava bene al posto di Alessandro. Cioè, non so se è chiaro il messaggio, siamo sotto di due. Ti faceva schifo il palleggio di Rabiot, di Locatelli e di Paredes? Gli gira il cazzo ai calciatori. Gli gira il cazzo. Cioè non hanno litigato, non hanno più fiducia nella guida tecnica. Fine. Cioè, ma
è una cosa che succede spessissimo nel calcio. Però la Juve con Allegri sembra quasi che perché ha vinto in passato non si possa dire questa cosa. Ma perché? Ma è così? Cioè, cosa facciamo? Speriamo che in qualche modo, con un miracolo, una bacchetta magica, non lo so, speriamo in qualche modo che... Non ho idea, questo mi sembra. Dai, Cuadrado sul secondo. Niente. Perché perdere si può, eh? Attenzione. Stelle, non facciamo passare il messaggio, non facciamo passare il messaggio che non si può perdere. Perdere si può, ma non così. Non in questo modo. Non con un encefalogramma piatto. Non provandoci nemmeno. Perdere ci sta. Perdere nello sport. Fa parte dello sport perdere. Ma questa roba qui. Questa roba qui è non provarci neanche, eh. Essere così tranquillo, ragazzi. Ma avete visto... Cioè, davvero... Probabilmente non avete visto i video che ho fatto uscire stamattina e quello che ho registrato ieri con Lello. Io ero sicuro di perdere questa partita. Non di pareggiarla, non di vincere. Ero sicuro di perderla. Ero sicuro. Sta. Bel applauso, Allegri. Te lo faccio anch'io. Bel applauso, mister. Guarda. Bel applauso. Faccio anch'io un applauso. Bel applauso. Poi io mi sembra, non lo so, o vivo io su Marte, o sto vivendo io su Marte. C'è una candid camera? Siamo su scherzi a parte? Cioè, non lo so, ormai le prendo in considerazione tutte. La vera Juve inizia alle 9, non lo so. Ma, cioè, ma che cazzo applaude Allegri? Ma che cazzo applaude? Chiude in attacco il Maccabi e vince per 2-0, meritatamente. Un grande Maccabi, una piccola, schifosa e vergognosa Juventus.